Eppure resta che qualcosa è accaduto, forse un niente che è tutto. È la frase di Eugenio Montale che dà il titolo alla 17ª edizione dei colloqui fiorentini in questa grande cornice del Mandela Forum a Firenze. 3.500 studenti provenienti da tutta Italia che si sono radunati qui non per vedere una partita di basket o per assistere a un concerto, ma per parlare di letteratura. Il nostro ospite è il padre storico di questa iniziativa, il professor Gilberto Baroni. Che cammino è stato fatto in questi 17 anni? Mi sembra che si sia andati molto avanti. Un cammino imprevedibile. Siamo partiti sperando di poter raggiungere alcune scuole e alcune classi della nostra città di Firenze. E poi imprevedibilmente ormai da anni siamo su tutte le scuole d'Italia, su tutte le regioni d'Italia, con centinaia e centinaia di scuole che vi partecipano, migliaia di studenti. La cosa interessante è anche il fatto che almeno a diverse centinaia di docenti ci seguono costantemente tutti gli anni. È un appuntamento che le scuole ormai hanno fissato come inderogabile all'interno della loro programmazione scolastica, perché ne hanno tratto un grande giovamento. Diceva il relatore che interviene adesso, Lauretano, che a lui non è mai capitato di vedere tanti studenti insieme intorno a un poeta e che forse Montale, diceva lui, sarà molto curioso di vedere chi sono questi ragazzi perché si trovano intorno alla sua poesia. Ecco, e dalla nostra regione che numeri ci sono? Mi sembra che ci sia una consistente partecipazione. Ci sono circa 800 studenti e sono oltre una trentina di scuole, ma la cosa più interessante, paradossalmente, è che la Toscana è stata superata da altre regioni come adesione, per esempio dalla Campania oppure dal Lazio. Anche se evidentemente la Toscana era la sede originaria e non solo, ma anche la sede che promuove e organizza questa iniziativa. Ecco, e la realtà che la organizza è DS, Didattica e Innovazione Scolastica. Ce la vuol presentare in due parole? Sì, dunque siamo un'associazione di docenti volontari, basato sul volontariato. Nessuno di noi fa di mestiere l'organizzatore. Tutte le mattine andiamo a scuola, insegniamo, poi nei pomeriggi facciamo i consigli di classe, con le docenti, correggiamo i compiti, prepariamo le lezioni. Nel resto del tempo, va bene, ci dedichiamo a questa impresa che è il tentativo di contribuire all'innalzamento dell'offerta formativa delle nostre scuole. Il nostro motto è recuperabile in queste parole: siamo una compagnia di insegnanti all'opera. Cioè l'idea è questa, che soltanto in compagnia, soltanto insieme si riesce a uscire da una concezione individualistica della nostra professione e contemporaneamente si può offrire degli spazi di novità per la scuola stessa. È chiaro che in un'amicizia si esprime anche un'idea di cultura. La nostra idea di cultura, per esempio i colloqui fiorentini, chiedono ai partecipanti, agli studenti partecipanti, di realizzare una tesina sull'autore per evitare che si venga solo ad assistere. Ma noi suggeriamo fortemente che la tesina sia fatta da gruppi di studenti, un massimo di 5, perché contiamo molto sul fatto che la cultura sia motivo e insieme abbia origine, sia motivo di amicizia e abbia origine dall'amicizia, e che il dialogo, il confronto, l'approfondire insieme, il camminare insieme sia motivo di scoperte che singolarmente sarebbero impossibili. Ecco, questa amicizia pensiamo che sia alla base anche della scelta anno per anno dell'autore da proporre.
Quali sono i criteri su cui vi muovete per questo? Allora, due cose da dire. La prima è questa, che la compagnia si è dilatata dagli insegnanti di Firenze agli insegnanti, adesso c'è un comitato didattico fatto da 35 docenti di tutta Italia, i quali 4-5 volte l'anno si ritrovano, dialogano fra di loro, decidono l'autore, poi vedremo i criteri, lo approfondiscono insieme, lavorano insieme, sono in continuo contatto, per esempio per posta elettronica oppure per momenti in presenza. In particolare noi facciamo 2 giorni a Firenze di questo comitato didattico in cui andiamo a fondo sull'autore che abbiamo scelto. Con quali criteri scegliamo gli autori? Scegliamo gli autori che si studiano a scuola. Poi noi vogliamo portare nell'ordinario dell'attività scolastica la nostra originalità. Vogliamo portare nell'ordinario dell'attività scolastica una posizione culturale ma nuova, ma perché è una posizione interamente umana. Insomma, per noi la cultura è coltivazione dell'umano e non accumulo di informazioni, tanto che il motto dei convegni, dei colloqui fiorentini, ma anche di tutti gli altri convegni di quest'anno, è una frase di Einstein che dice: imparare è un'esperienza, tutto il resto è solo informazione. Noi vogliamo facilitare, lo diceva il dottor Petruzzo, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, noi vogliamo aiutare i ragazzi a fare un'esperienza, l'esperienza della scoperta di sé in rapporto con la realtà, a partire dall'incontro con un autore. A proposito dei ragazzi, c'è stata in questi anni o più recentemente anche in questa edizione qualche loro reazione che l'ha particolarmente colpita? Beh, ne dico due allora. La prima è di 2 ragazze di Castrovillari, in Calabria. Castrovillari, una si chiama Annalisa e l'altra Jenny, che dopo i colloqui fiorentini ci mandarono, un'edizione dei colloqui fiorentini, ci mandarono un'email in cui dicevano: sono stati per noi i giorni della divina rivelazione. È impossibile dire con quanta fatica siamo tornati alla vita ordinaria. La seconda è proprio di questi giorni invece, è una email che ci ha fatto pervenire una professoressa dei colloqui fiorentini della Campania, nella quale una sua studentessa scrive che era rimasta colpitissima dall'incontro di preparazione, che commossa, anzi sentiva sobbalzare sentendo le parole del relatore che stava introducendo Montale, e al punto tale che poi quando è tornata a casa, salendo sul tram, si è accorto come per la prima volta della bruttura, della negatività, di atteggiamenti di ragazzi che facevano i bulli con un ragazzino. E di questo se ne è accorto perché paragonava ciò che aveva vissuto prima con quello che stava accadendo sotto i suoi occhi adesso. Tant'è vero che diceva poi alla professoressa: anche il prossimo anno devo venire assolutamente ai colloqui fiorentini, qualunque autore si tratti. Mi sembra molto significativa questa seconda testimonianza, perché in questi tempi in cui la scuola è piena di atti di violenza da parte di studenti, nei confronti di altri studenti, studenti nei confronti di docenti, addirittura genitori nei confronti dei docenti, presidi e vicepresidi, questo fatto ci dice che non sarà sufficiente incrementare le ore di educazione civica oppure irrigidire i regolamenti, oppure diventare più severi e così via. Perché questi sono tutti interventi dall'esterno, coercitivi dall'esterno, mentre invece noi dobbiamo assolutamente favorire la creazione di personalità per le quali il rapporto con la vita è armonico e simpatetico. Ma per far questo occorre offrire degli spazi, dei momenti, dei luoghi in cui la bellezza, la verità di questa nuova posizione possa veramente emergere. I colloqui fiorentini sono uno di questi momenti. Bene, a questo punto non ci resta che ringraziare il professor Baroni e
fargli i migliori auguri per questa edizione in corso, ma anche per il proseguimento di questa straordinaria esperienza. Grazie.